Ciao ragazze, ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale. È una vita che non registro un video e penso che siano almeno due che non mi faccio vedere. Perché giro questo video? Allora, per due semplici motivi. Il primo è per lasciarvi i miei auguri di Natale. Io spero che queste feste per voi siano belle, che vengano passate con le persone che più amate e che siano piene, piene di serenità. La seconda è per dirvi grazie perché il mio canale ha raggiunto quota 14.000 iscritti, visualizzazioni veramente a più non posso e di questo ne sono veramente molto molto felice perché quando ho aperto il canale sinceramente non mi aspettavo di avere tutto questo seguito. Semplicemente io ho iniziato le perline 4-5 anni fa, forse, sì. E ho aperto il canale perché volevo un mezzo per comunicare con altre persone, perché ero in un momento in cui la mia vita non era proprio così felice, insomma, portavo dentro la perdita di mia nonna, che chi mi conosce sa che io ho perso in un incidente stradale, quindi è una cosa che mi ha segnata particolarmente e avevo bisogno di un mezzo che mi tenesse impegnata. E quindi così ho cominciato a creare e devo dire che la creatività mi ha aiutato tanto, però non mi aspettavo sinceramente che fosse soprattutto un mezzo che mi consentisse di avere tantissimi rapporti personali con tutte quelle faccine che ti trovi sul profilo Facebook, oppure tutti quei commenti sotto i video. Io l'ho fatto sempre in modo molto naturale, molto, molto di cuore, molto istinto. Creavo una cosa, avevo il piacere di rivederla riprodotta, di vedere se quello che creavo poteva essere uno strumento utile a qualcun altro. E oggi, passata tutta la bufera delle varie polemiche sugli schemi copiati, sui tutorial riprodotti senza la citazione, oggi arrivo a un grado di maturità tale che posso dire di non guardarle più queste cose, ma torno a dire quello che per me è stato sempre importante, il lato umano delle cose. E io in questo, per anche tutte le altre volte che mi sono arrabbiata, oggi posso dire che sono felice perché anche in quelle occasioni ho riscontrato un affetto che effettivamente non pensavo di avere da parte delle persone che mi seguivano. Nelle varie fiere ho sempre riscontrato tante persone che venivano a salutarmi, così come se fossi veramente un personaggio pubblico, una cosa che all'inizio mi stordiva, poi alla fine io sono riuscita a gestirla in maniera molto, ripeto, molto umana, perché dietro un profilo c'è sempre qualcuno che ha, non so, forse come me, dei problemi che non riesce a superare, un momento difficile, perché io credo che dietro tanta creatività ci sia un bisogno, che sia legato a un momento di gioia, a un momento di tristezza. E quindi, niente, ho sempre molto rispetto per tutto ciò che mi circonda. E quindi volevo proporvi un giochino per dirvi grazie. E il giochino consiste nel lasciare un commento sotto questo video, indicando semplicemente chi siete rispetto al profilo Facebook, perché magari se mi seguite su Facebook ho modo di legare il vostro nick qui a un profilo reale. Quindi la prima cosa è sono Tizia su Facebook. Il secondo è perché avete seguito questo canale o comunque seguite me, non so, rispetto a una vicinanza caratteriale piuttosto che ad una creativa. La terza cosa che vi chiedo di indicare è ciò che magari vorreste trovare in seguito su questo canale. Quindi questi tre punti in un unico commento, possibilmente, così io poi magari li posso contare. E non so se adesso, prima di Natale o successivamente al Natale, dipende un pochino come sono impegnata
tra l'ufficio, casa, i regali, le feste e tutto quanto, però vi assicuro che entro la fine dell'anno estrarrò. Dipende dalla quantità dei commenti, vediamo se uno, due o tre nominativi, al quale regalerò una mia creazione, uno schema se preferite, o del materiale creativo nel caso in cui magari io lo ritengo opportuno. Non so, adesso è un po' tutto un video improvvisato. Questa mattina mi sono svegliata con questa voglia di fare questo video e di parlarvi un pochino e niente, quindi. I tre commenti, quindi il vostro nome su Facebook, cosa vi ha legato a me in questo periodo e cosa vorreste trovare prossimamente su questo canale. Quindi questo è il mio modo di dirvi grazie e di augurarvi buone feste. Quindi oggi è 16, vediamo un po', avete tutta questa settimana, quindi io direi fino a domenica per lasciare il commento e poi prima della fine dell'anno faremo questa estrazione. Al momento io vi saluto e ci sentiamo presto. Ciao, ciao a tutti!